In quasi due terzi dei casi si poteva intervenire prima per evitare il fallimento di un'azienda. E quanto emerge da un'indagine dell'Ordine dei commercialisti di Rimini? Nel 65% dei casi i segnali della crisi erano manifesti già 3 anni prima del fallimento. I professionisti giudicano positivamente il nuovo codice che manda in soffitta la legge fallimentare e che dota gli imprenditori di nuovi strumenti. Allora, il codice della crisi è entrato in vigore a luglio di quest'anno e ha comportato due grandi novità che sono quasi epocali. La prima è in capo agli amministratori e alle imprese e comporta nuovi adempimenti contabili e amministrativi, cioè le imprese per il nuovo codice devono dotarsi di una strumentazione organizzativa, amministrativa e contabile ulteriore rispetto a quella che già hanno, la contabilità e il bilancio, volta a prevenire la crisi, cioè a pianificare la gestione e cogliere tempestivamente segnali della crisi in maniera tale da dare agli imprenditori la possibilità di intervenire, anzi l'obbligo di intervenire tempestivamente. La novità per il sistema economico generale è il fatto che questa norma, proprio perché impone agli imprenditori di dotarsi di una strumentazione volta ad anticipare l'emersione dei segnali della crisi, è quella della volontà del legislatore di anticipare la crisi, fare in modo tale cioè che le imprese, allertate da sintomi che il loro sistema amministrativo riesce a cogliere della crisi che sta incipiente, si adoperino perché la crisi venga risolta senza che l'impresa vada, prosegua la gestione bruciando ulteriori risorse e, come si dice, sbatta contro il muro, cioè arriva ad un'insolvenza che sia irreversibile, con ciò perdendo ricchezza, perdendo forza lavoro, relazioni commerciali e ricchezza per il territorio. Ecco, quali sono alcuni di questi strumenti che quindi l'imprenditore dovrà mettere in campo per prevenire crisi di questo tipo? Allora, gli strumenti sono innanzitutto un adeguato assetto organizzativo, che vuol dire una mappatura delle funzioni, dei ruoli, delle persone, delle risorse dedicate alle varie funzioni. La costruzione di budget, cioè di previsione di andamenti economici e finanziari, la costruzione di budget di tesoreria, cioè la verifica della capacità dell'impresa di essere in grado di onorare le proprie obbligazioni nei prossimi 12 mesi a venire, le analisi di bilancio, cioè analisi volte a elaborare atti di bilancio allo scopo di verificare eventuali disequilibri, quindi non equilibrio di carattere economico, patrimoniale e finanziario. Anche il territorio riminese ha visto fallimenti aziendali, quindi anche per un territorio di questo tipo strumenti di questo genere possono prevenire e quindi favorire anche l'occupazione nel territorio stesso. Il 95% delle imprese italiane sono piccole e medie imprese, cioè piccolissime imprese che non hanno una grossa struttura. E quindi arrivano spessissimo, fino adesso sono arrivati spessissimo al fallimento senza essere in grado di percepire questi eventi. Dalla nostra indagine statistica fatta sui fallimenti di qualche anno fa in provincia di Rimini è emerso che nel 66% dei casi, quindi i due terzi dei fallimenti avvenuti, i due terzi dei fallimenti erano prevedibili utilizzando questi strumenti. Quindi effettivamente questa strumentazione sarà utile se implementata a prevenire la crisi e con ciò evitare le insolvenze. Nuovi adempimenti, nuovi strumenti da parte degli imprenditori, in questo quindi gli avvocati quale ruolo possono giocare? Gli avvocati possono, anzi devono, svolgere un ruolo fondamentale che è quello di supporto, innanzitutto con la consulenza prima e con l'ausilio, supporto legale e giuridico poi. La grande opportunità in passato c'era soltanto o l'impresa che marciava regolarmente sulle sue gambe oppure il fallimento se non riusciva ad adempiere alle proprie obbligazioni poi con regolarità. In mezzo c'era ben poco. Ora c'è una gamma di strumenti che l'impresa può, anzi deve utilizzare, tenuta, ci sono tanti obblighi, non solo strumenti, e soprattutto per le piccole e medie aziende che sono il tessuto fondamentale della nostra economia e della nostra società, che non hanno proprie strutture interne, il ruolo del legale è fondamentale proprio perché deve sensibilizzare da un lato, far comprendere l'opportunità degli strumenti ed aiutare a metterli in atto proprio per prevenire prima di tutto la crisi. Se poi la crisi si deve manifestare, questi strumenti intermedi per evitare che questa crisi diventi irrisolvibile devono essere gestiti col tribunale, con l'ausilio di un legale ovviamente.